Ciao fandom per Disney, sono la mod Iri e sono qui con il tizio che sta cercando di uccidere Lorenzo. Vai, presentati. Sono il mod Axel. Ok. Zoom indietro. Che bula sta cosa. Bula. Oddio, la faccia inquietante della Kermstapo. Lui è Lorenzo. E no, fermi, fermi. E siamo all'interno dell'associazione Briciole di Stelle che ci ha ospitato, scusate, l'avevo preso a metà, che ci ha ospitato qui a Napoli, Napoli Comic Con, e stiamo facendo, come ci avevate chiesto, il video guarda un film con Impero Disney. E Potete immaginare qual è? potete immaginare che film è, ovviamente ce l'avevate chiesto, quindi È Taro nella pentola magica, ovviamente, ovvio. chiaro. E Però non farò tutto il video perché non so quanta memoria ho, letteralmente, cioè ve lo dico proprio chiaro tondo. Siete sinceri. Esatto, bella forte! Hashtag Pierre la Sultana. E quindi ne faccio solo alcuni pezzi che però saranno i più belli per darvi un'idea Del del disagio quando vediamo un film. E niente, io invece non Tu stai compaio in intendendo? video perché sono brutta, mi sono appena svegliata. Quindi boh, mi Si è dispiace. appena alzata, l'ho detto. Più che altro quello. Sì, infatti sì. Va bene, iniziamo, se no mi finisce la memoria della macchina fotografica. E ora Alessandro si esibirà nella canzone dei titoli di testa di Alice. Vai. Aspetta, aspetta. Perciò l'intro. No, non mi E ti sto riprendendo. prendi il video. No, no, te. Mi ricordo Polizia. Vai. Dice parlaci del mondo delle Ma non sai manco le meraviglie. No, non so, parole. so io che cazzo dice. Nel frattempo quello ha disertato. No, forse quello era, Vai. forse era il corretto finale, aspetta, mi sto sbagliando. I nostri idoli, inchinatevi tutti quanti. Anche questi. Ma che gli ha messo il cappello, vabbè. Il mio mondo ideale. Ne infischia pure lui di me. Oh! Lore, vieni un pochino più qua che non ti prendo. Grazie. Terra per Giove! Saremo in porto in men che non si dica. Oh! No! Oi! Non c'è sta delizia, non ci fermeremo più di quel riso, di qua e di là, cominciando domani a venire in fila. Abbiamo capito che lì c'è un piromane. Non c'è mai nessuno che sta avanti o che stia indietro, anzi fila il mondo ancora c'è anche tu, mentre si sta prendendo una cosa in su e in giù. Mara, ti seccherai mai in quel modo? Sei cani? Seccami! E anche la prima regola è una maratona. Senti là, non date calci a quel baccalà. Ragazzi, questo è il nostro pezzo forte. In mezzo sull'alto mar, pieno di volontà. E ciò benché la notte me profonda fosse già. Turu tu tu turu tu tu turu tu. Vai, vai col passo. Andare in carpentiere, non ti prego a passeggiare. La sabbia era massissima e di sabbia aveva un mare. Signor Barone, da sabbia non mi va. Se io la porti a via, se lei mi dà una mano. Una mano! Ormai di chiacchierà.
di cavoli e di re. Se gatti s'ambolare, siamo cavoli o siamo re. Sono io. Boom. Cavoli o siamo che spettacolo. E beppi un po' di sera peso con il limone. Sera per il limone, c'è dappertutto. Sì, davvero. Straordinaria situazione, ma cosa? Abbiamo strategia, un diretto per spacciarlo via. Biagio, Biagio. Ci vuole? Biagio. Questo è dedicato al mod Bert. Ciao, Bert. Ciao, Bianca. Adesso lo riacchiappa e lo porta su di peso. Biagio ha disertato. Povero Biagio. Ma come si permette? Questo invece lo dedichiamo alla mod Marty. Ah sì, alla mod Marty, alla mod Simba. Serpente! Serpente! Serpente? È il momento, ragazzi. Ci abbiamo il cappellaio in persona. Quanto, ragazzi, vi faccio un commento serio, quanto è geniale questa scena, quanto è animata bene e quanto è scritta bene. Quando compleanno? A chi? Compleanno? Tutti insieme con un altro po' di te. Dei tanti auguri. Oltremodo scorretto. Tissimissimissimo. Allora, in questa scena io sono il Toperchio, Lorenzo è il cappellaio e Alessandro è le prove. Vai, vai. No, no. Non sa cos'è un compleanno. Che ignaro. E tutti abbiamo un compleanno. Oh, mirato. Ciao. Ma ci sono 364 non compleanni. Ah, vero? Come piccolo il mondo. It's small world after all. Compleanno a te. A te.
te, quando un compleanno. A me? A te! Vegli la candela e rallegrati per te. Tra un po' è il mio momento. Un buono compleanno a te. Ti occhi piccioncino, virto perchio, salta e vai, sopra il mondo volerai, zicchi zucchi tipi di. Zicchi zucchi, aspetta. Aspetta. Gatto! Ma che ho il tuo perchio? La marmellata! La marmellata! C'ho il naso! Sul naso! Oh, grande lupino! Sono queste le cose che mi scombustano tutto! Te! Soltanto la zona! Cara, non ti piace il tè? Sbam! Perché i tramonti sono pupazzi da levare? Burra! 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 Non diciamo sciocchezze, limone, questo si chiama. Ma stai come la tua? Tua graziosità, tua magnificenza, tua maestà imperialissima. Il pito! Okay. Evviva! Alessandro è il regino di cuori, ragazzi, se in caso... Chi ha dato vernice qua? Lo sa, la rosa è proprio là. Qualcuno la pagherà, la testa perderà. Rilenza, apri la bocca un po' di più e di sempre. Sì, maestade. Sì, maestade. Niente di niente. Niente di niente. Tutta pronta, è bellissima questa cosa. Giulia, mettete a verbale. Veri, molto niente in porto. Naturalmente vuol dire vostra maestà. Grazie. Il tuo perchio! Bene! Tu cosa hai da dire in merito? Zucchi, piff e puff! Questa è la testimonianza più importante che abbiamo avuto fino adesso! Vale! Zucchi, piff e puff! Zucchi, piff e tutti! Il cappellaio Marco! Quanto è bello! Il cappello! È tutto per di quando questo orribile delitto fu compiuto. Il mio non compleanno, mia cara, oggi anche il tuo non compleanno. Davvero? 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 Un buono! E portatelo! Boom! Oh, sei carina? Guardate, eccolo là! Cosa? Chi? Lo stregato! Gatto! 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 Gatto!
Mi furano con lei in maniera... La marmellata, la marmellata! Che cazzino!